Che c'è, Sutton? È desiderato al telefono, Sir Andrew, da Stenborough. Questo è il mio vecchio amico Hope, che incomincia a preoccuparsi per il mio ritardo. Peggio di una zia zitella con un nipote discolo. Mi scusi un attimo. La prego. Così stava dicendo che trovaste una condotta. Sì, in Paddington, al numero 9 di Chesborough Terrace, per la morte improvvisa del titolare. Foy, mi pare che si chiamasse. Ci accordammo con la vedova per 600 sterline invece delle 750 richieste. E io inalberai la mia targhetta in sostituzione di quella del povero Foy. Era molto presuntuosa con tutte quelle lettere. MD, MRCP. Ma Cristina la lucidava invano tutti i giorni. Per un paio di settimane il campanello rimase desolatamente muto. Perfino i clienti di Foy sembravano volatilizzati con la sua scomparsa. Io ero molto avvilito, ma Cristina no. Come sempre, appariva più allegra e fiduciosa proprio nelle situazioni sgradevoli e deludenti. Non avevamo ancora una persona di servizio e lei faceva le sue compere in un negozio di alimentari a pochi passi dal nostro portoncino. Aveva fatto amicizia con la padrona, una simpatica signora di origine tedesca, Frau Schmidt. E il solito Liptauer, naturalmente. Suo marito deve esserne proprio ghiotto. Mi toccherà aumentare l'importazione. Ma cos'è, signora Manson, eh? Lei non è di buon umore oggi. Sfido io. Colpa del dottor Foy. Faccia l'anima sua. Un medico non può avere la faccia di un becchino, eh? Sua moglie, poi. Uno spaventapasseri col catarro. Pensi che fra tutte e due spendevano qui da me, sì e no, una sterlina al mese. Ma adesso che c'è suo marito, un cavallo in gamba, eh? E lei, una signora così simpatica. Scusi, signora Schmidt. Schmidt, non sarà politico, ma ci tengo al mio nome. Scusi, signora Schmidt. Lei dice se li fa credito fino a sabato. No, niente credito. Un violinista da strapazzo che parla male dei valzi di Strauss. Va bene, faglielo, ma l'ultima volta, eh? Cosa stavamo dicendo? Ah sì, di come vivano le cose. Cambieranno, signora Manson, cambieranno. Parola di Frau Schmidt. Io vi darò una mano. Non faccio per dire, ma chi entra qui ci ritorna. Tutto è genuino qui dentro, da quello che vendo a quello che dico. E se dica qualcuno, il dottor Mason, un medico in gamba, eh? Che c'è, Jimmy? La signora Farnell vorrebbe essere servita da lei. Tesoro, ma non vedi che sono occupata, eh? Buongiorno, signora. Digli che se vuole mi aspetti, eh? E poi sarà magari capace di ordinare soltanto un letto d'olive. Vede, signora Manson, il mio difetto è di essere troppo gentile. Ma con lei non si tratta di gentilezza professionale. Ne sono convinta, signora Schmidt, e non so come ringraziare. Suo marito certo non mi potrà mai ricambiare. Non mi amalo mai. Ah, ecco,
Scotland Yard. Scotland Yard ai suoi piedi, signora Smith. Buongiorno, signora Manson. Buongiorno, signor Struders. Guardi, se fa il galletto per avere lo sconto sull'Affe Struder, si sbaglia. Senta, Struder, stavo giusto dicendo qui alla signora Manson che l'agente del quartiere non si comporta bene con suo marito. Proprio così. Glielo dicevo anch'io l'altro giorno al dottor Manson. Ma d'ora in poi, tutti i grugni che ammacco li manderò da lui. Oh, sta fresco allora, non ci andrà mai nessuno. Banda agli scherzi, Struder. Ci ho pensato, signora Smith. Signora Smith, la signora Parnell. Ah, sì, signora, sì. Signora, mi aveva promesso di servire. Sì, sì, signora, vengo. Scusatemi un momento. Che simpatico. Allora, signora Parnell. Se non avessimo tre figli per uno, vedovi tutte e due. Lei non ha figli, signora Manson? No, nessuno. Sa che io sono scozzese come suo marito. Pronto? Manson? Salve! Salve! Signora Smith! Salve, Smith! Io sei qui. Arrivederci. Terza settimana. In tutto e per tutto gli incassi assommavano a 17 scellini e 7 pence e il nostro piccolo deposito in banca era ormai prosciugato. Cominciavo a pensare di aver commesso un errore madornale rilevando quella condotta così sterile. E sì che la tariffa era minima, 3 scellini e 6 pence. Degli altri clienti, quelli che possono pagare e che non bussano alla porta dell'ambulatorio, non se n'era presentato nemmeno uno. C'è una cliente in sala d'aspetto. È entrata dall'ingresso principale. Prego, signorina, si accomodi. Buongiorno. Siga, siga, prego. In che cosa posso esserle utile? Mi manda Struthers, il vigile. Abito nel quartiere. Il mio amico gli ha regalato un bellissimo paio di orecchini d'oro. Eccoli. Molto pesanti, vero? Magnifici. Sì, ma... Ma io non ho i buchi alle orecchie. Il mio amico mi ha detto di non andare da un medico qualunque. Lei se la sente, dottore? Farò del mio meglio, signorina. Garza, tamponi, ago sterilizzato apposta. Mancava solo il rullo di tamburo. Mi feci perfino un dovere di introdurre i cerchietti nei fori. Uno specchio. Magnifico, dottore. E non ho sentito niente. Il mio amico sarà molto soddisfatto e le farà una gran reclame tra i suoi amici e tassisti di Gladstone Square. Quanto? Beh, per così poco. La tariffa dell'ambulatorio. Oh no, dottore, io non sono cliente d'ambulatorio. Beh, allora 7 scellini e 6 pence. Ne tenga 10, il resto per l'infermiera. Oh no, ma... Molto gentile, signorina. Prego, l'accompagno. Forse non bisognerebbe dirlo a un medico, ma comunque, arrivederci. Arrivederci. In altri tempi mi sarei accusato di essermi pressoché prostituito e invece avvertivo uno strano senso di umiltà. Un medico deve conquistarsi la fiducia con ogni mezzo. E del resto, poco dopo, venne una cliente vera. Dica pure, signorina. Krembe, Martha Krembe. Mi manda Frau Schmidt. Sono prima vendeuse nel reparto confezioni lusso di Lauriers in Gladstone Square. Le mie mani, dottore. Ma devo riferirle onestamente che ho già consultato invano parecchi altri medici. Non so dirle che svantaggio è per me col mio lavoro. Darei qualunque cosa per liberarmene. L'emozione di una sicura diagnosi.
In apparenza una dermatite, simile alla psoriasi. Ma non si trattava di psoriasi. Gli orli non erano serpiginosi. Che cure ha fatto finora? Ah, massaggi, pomate, unguenti di ogni genere, anche una serie di iniezioni. Non occorrono cure specifiche. La causa è un disturbo circolatorio e l'unico modo di liberarsene è un'apposita dieta. Ma come? Niente medicine? Nessun medico mi ha ordinato questo. Glielo dico io adesso. Qui le ho scritto tutto quello che lei non deve assolutamente mangiare. Provi? Proverò, certo. Che cosa non proverei? Quant'è, dottore? Lei ha suonato l'ambulatorio. 3 scellini e 6 pence. Ma io intendo pagare la tariffa intera. Allora, come vuole. 7 scellini e 6 pence. Ecco. Grazie, dottore. Tornerò, comunque. Tornò dopo circa un mese e dall'ingresso principale. Guardi, dottore, perfettamente guarite. Non una macchia, un'ombra di irritazione. Lei non ha idea che cosa significhi per me. Le sono oltremodo grata e l'ammiro con tutto il cuore. All right. Si guardi dai cibi che le ho vietati, vedrà che non ci ricadrà più. E ora, dottore, quanto le devo? Niente. Mi ha già pagato. Ma dottore... Non ricorda? Dottor Manson, spero di dimostrarle meglio la mia gratitudine. Lì per lì non diedi un gran peso a quelle parole, ma avevo sottovalutato il potere di Miss Crumb, vendeuse in un grande magazzino frequentato da tanta gente e con un personale così numeroso. I clienti cominciarono ad aumentare a vista d'occhio, tanto che potetti assumere un'efficientissima infermiera, Miss Randall, così sicura di sé e competente da incutere soggezione alla stessa Cristina. Ma c'erano importanti novità anche nel resto della casa. Potevamo ormai permetterci una cameriera e fra tutte quelle che si erano presentate Cristina aveva scelto Margie, forse perché Margie le aveva dichiarato lealmente di essere una ragazza madre piantata anni prima da un mascalzone. Flori, del resto, era una bambina adorabile e il perché Cristina le si affezionasse subito è facilmente intuibile. Flori abitava presso certi parenti, ma spesso restava con noi. Una giornata memorabile fu quella in cui Miss Crumb accompagnò da me la più nota delle sue indossatrici e niente meno il signor Winch, capo del personale dei magazzini Laurier's. Perfino l'impassibile Miss Randall era conscia dello storico evento. Miss Merrill è la nipote del nostro signor Winch e soffre di postumi di una pleurite. Vuole occuparsi di Miss Merrill? Grazie, lo faccio troppe volte da sola. Prego. Dottor Manson, io non sono qui soltanto per accompagnare mia nipote. Inutile dirle che cosa pensiamo di lei dopo la miracolosa guarigione del disturbo di Miss Crumb. A parte la mia piccola ulcera allo stomaco, di cui le parlerò con più comodo, io sono venuto per offrirle ufficialmente l'incarico stabile di sanitario di fiducia dei magazzini Laurier's. Le condizioni... Io non so come ringraziare, ma... Ecco, non vorrei che... Il dottor Manson è un uomo all'antica, signor Winch, come lei. Oh. E non vorrebbe portar via l'incarico. Oh, il dottor McLeod è ormai troppo vecchio e non si tiene più al corrente dei progressi scientifici, tant'è vero che la mia ulcera... Mi dica. Dopo. Insomma, sulle condizioni ci intenderemo. Stabiliremo una tariffa media arrotondata per il personale da un contributo dell'amministrazione. D'accordo? D'accordo. Le cose vanno a gonfie vele, Chris. E un giorno o l'altro questi mobili bisognerà pur cambiarli. Ci compreremo una macchinetta di seconda mano, la patente ce l'ho, grazie a Dio. Non vedo l'ora di raccontare tutto a Hope quando sarà di ritorno dal suo giro nelle miniere tedesche. Così anche lui pianterà il Mainz Board e si metterà a esercitare come me. Beh, non dici niente? Dici tutto tu? Oh, brava Flori, ecco il caffè.
Grazie, Flori, sei un tesoro. Grazie, signora. Che stupido, dimenticavo. Non dirmi che mi hai comprato una pelliccia. Ma ti ci vorrebbe giovedì sera. Siamo invitati a pranzo da Freddy, mi ha telefonato oggi per festeggiare la sua riconquistata libertà dopo la sentenza di divorzio. Ci sarà gente di gran classe. E da quando in qua siamo diventati mondani? No, via, Chris. È ora che tu conosca un po' di gente, che tu pensi a te stessa, che tu ti faccia qualche vestito. Strano che Freddy si sia ricordato di noi. Non si è quasi mai fatto vivo da quando siamo a Londra. Che c'entra? E che scopo avrebbe? E poi sai che ti dico? Non mi dispiace affatto metterlo al corrente dei miei successi. E credi che Freddy non ne sappia niente? L'apparenza è ottima. Quelle del Grill del Savoy sono insuperabili. Mie care, non fate le snob. Quella del Savoy è una fama usurpata e in ogni caso superata. E lei che cosa ne dice, signora Manson? Mai pranzato al Savoy, signora Ivory? Ah, no. Ecco una donna di buon gusto. Il Savoy, meglio lasciarlo agli stranieri, a quella gente orrenda che si occupa di cinema. Sir Cecil Burton ha ritelefonato, dottor Hanson. Il guasto alla macchina è più grave di quanto prevedesse e dovrà pernottare a Coventry. Una Rex da corsa in mano a Cecil, figuriamoci. Grazie, Terence. Prego, sì. Vuol dire che gliela ricomperò io a metà prezzo. Giusto ho in mente di cambiarla la mia trappoletta. Ma se l'hai da appena un anno. Sì, ma non mi è simpatica. Specie dopo quello che mi ha detto Francis. Che cosa, Francis? Ecco, mi ha detto... Ma io l'ho chiesto a Franz. Che ha l'aria di averla portata via un fratello studente. Magari più giovane di lui. Questo non l'ho detto. Spero che non l'abbia nemmeno pensato. Comunque questa assenza di Cecil mi mette nei guai. Era lui che doveva pronunciare una brillante orazione per la mia riconquistata libertà dopo il divorzio. Meglio farne a meno, Freddy. Non dimenticare che tutti noi siamo più o meno felicemente sposati. Ah, sì, sì. Ivory può ben dirlo. Specie da quando mio marito se ne sta laggiù in India. Sì, ma io non sono nemico del matrimonio. E non è affatto escluso che un giorno o l'altro... Sicuro di non fare un altro errore? Questo sì, sicurissimo. Sarò una ficcanaso, ma a me piacerebbe conoscere l'opinione di Francis. E ormai vedova da più di 4 anni e mezza Londra vorrebbe sposarla. E dovrei scontentare quasi mezza Londra. Toccata. Lei ci giudica male, signora Manson, vero? No, ma non si può partecipare a un gioco che non si conosce. Comunque il silenzio del dottor Manson comincia a preoccuparmi. Eppure so che se volesse avrebbe delle cose ben più interessanti da raccontarci. E Freddy mi accennava prima alla sua vita fra i minatori. Vorrei essere scortese, signora Lawrence, ma le assicuro che non è possibile parlarne qui. Ha ragione, mi scusi. Andrew non li ha dimenticati neppure qui a Londra. I suoi minatori, almeno finché era funzionario al Mines Board. A proposito, Manson, perché mai ha lasciato un magnifico posto come quello? Disgusto delle scartoffie. Andrew?
Del resto non è niente da rimpiangere. A quanto pare le cose ti vanno splendidamente in Chesborough Terrace. Lei conosce il professor Rebby? Che tipo è? È un uomo ammirevole, a cui devo molta gratitudine. Non dovevi chiederlo a lui, Charles. Appartengono entrambi alla stessa categoria, quella dei Don Chisciotte. Ah, adesso mi spiego l'articolo di Abby sul giornale contro l'abuso dell'elioterapia male applicata, l'impiego delle lampade radium di scarsissimo potere infrarosso. Ma il bello è che io ho appena comprato l'ultimo modello della irradium e l'ho pagato un occhio della testa. L'importante è che abbronzino meravigliosamente. E a Treghine per visita ti rifarai presto. Perché ridi, Charles? Rido perché... Ma forse le signore si annoiano ai nostri discorsi di bottega. Hm? Purtroppo ci siamo abituate. Ivory mi ha già portato via l'appendice. Non ho più paura di niente. Francis non si è pronunciata. Purché la storia sia divertente. Non garantisco, si tratta di iniezioni. Sì, di iniezioni. Un mio cliente deve farne 12, manganese. E allora mi è venuto in mente di dirgli: senta, lei è un uomo d'affari. La tariffa per la serie di 12 è di 50 guinee. No, se lei paga anticipato, gliele faccio per 45. Mi ha firmato subito l'assegno. Applicherò senz'altro il sistema. Diavolo, Don Charles, sei io che ti credevo un chirurgo. Lo sono. Domani ho una cataratta alla clinica Sherrington. Per fortuna, fra la nostra clientela del West End, le somministrazioni orali sono passate di moda. Basta pensare al caso qui di Ivory. Se avesse consigliato manganese per bocca, ne avrebbe ricavato le 3 guinee della visita, suddividendo la dose in 12 fiale, ne in tasca 50. 45, prego. Meno 15 scellini, il costo delle fiale. Lei che cosa ne pensa, dottor Manson? Ecco, io... Ah, giusto. Giusto, Andrew. Te ne stai lì incantato. Bevi un altro po' di Chablis. È di un'annata d'oro. No, no, basta, grazie. Non mi ha risposto. La clientela di Andrew non è quella di West End. E che differenza c'è? Avranno soltanto meno danaro. Ma, ragazzi, resteremo qui tutta la sera? No, no, Lady Gladys, ho prenotato un tavolo all'Embassy. Oh! Oh, spiace. Scusate. La prego. Me ne occupo io. Sistemeremo tutto in un minuto. Grazie. Mi dispiace, ma non credo che potremo seguirvi all'embassy. Oh, che peccato. Brava. Oltre a me, soltanto Lady Gladys se ne accorge. Non mi dica che non l'ha fatta apposta. Da quella parte. Si vede troppo. Auguri! Auguri! Il pranzo di Freddy non era stato che il pretesto mondano per invitarmi a far parte di quella specie di alleanza, di associazione, già in atto con Ivory e Didman, e alla quale io, con le mie qualifiche, avrei fornito un'etichetta di prestigio. E poi scambio di clienti, consulti, un piccolo trust da cui avremmo ricavato vantaggi reciproci. Non ci vedevo, o non volevo vederci, nulla di male. Per alcuni clienti di eccezione cominciai a lavorare anche fuori orario. Dottore, c'è una visita e Miss Randall non è ancora venuta. Non importa, fa passare. Prego, signora. Buongiorno. Prego, si accomodi. Lei è Miss Winifred Everett, vero? Esatto. Come le ho già detto per telefono, mi ha indirizzato a lei il dottor Hanson. Freddy Hanson, che è stato mio ospite un paio di volte in campagna. Ho controllato sull'annuario le sue qualifiche. Eccellenti. Tutti gli anni in questa stagione faccio una serie di iniezioni,
contro la febbre da fieno. Pratico di questo male? Quali iniezioni se è lecito? Epton de Glicker. Cos'è? Non si sente di farmele? No, credo di fargliele bene come chiunque altro. All right. E adesso l'onorario. Non ho mai pagato più di una guinea per visita. D'accordo su questa tariffa? D'accordo. Lei ha queste iniezioni? No, per il momento no, ma oggi stesso... Le ho portate io. Se vuole. Ma non ha neanche un'infermiera? Sarà qui da un momento all'altro, prego. Ancora 5 minuti. Cosa devo dirle? Il dottor Manson l'ha fatta passare. E questo? Il lato più lungo del triangolo. Proprio non ti ricordi come si chiama? È un nome così difficile. Su. Ipotenusa, ecco. Brava. Mica tanto. Nemmeno io sarei diventata una brava professoressa di matematica. Ma i conti li fa benissimo lo stesso. Va bene che chi avrebbe il coraggio di imbrogliarla? Ma non hai niente da fare di là. Su, avanti, Flori, ricominciamo. Dottor Manson, ho un numero inverosimile di nipoti e verranno tutti da lei quando sapranno che ho trovato un nuovo medico che mi piace. Coltivano la mia eredità. Anche lei mi è molto simpatica, se mi permette di dirlo, Miss Winifred. Vuol dire che mi faccio perdonare il denaro che ho? Qualcosa del genere. Non si illuda. Del mio egoismo ho fatto una filosofia. Consulto sempre il tassametro prima di pagare un tassì e dico sempre quello che penso, anche adesso. E non mi importa se si offende. Lei vuol fare strada e lo merita, ma non la farà mai vestito così. Vada da Roger, in Conduit Street. Un buon medico deve essere anche un manichino? Oh, niente indignazione, per carità. Mi stupisco soltanto che questo consiglio non gliel'abbia dato ancora sua moglie. Miss Randall vuole accompagnare la signora. Adesso non le sono più molto simpatica, vero? Nemmeno io, credo. Tutt'altro. Verrò un giorno sì e uno no, alla stessa ora. Benissimo. A dopodomani. No, accompagno io la signora. Ah, lei agguanti il telefono. E non lo molli finché non ha trovato un posto letto per quell'ernia strozzata, Rumboldt. Subito, dottore. Margie? E adesso la mamma ci prepara una bella tazza di tè. Subito, signora. Vieni, Flori. E posso venire a salutarla dopo? Guai a te se non lo fai. Chi era questa misteriosa cliente fuori orario? Una matta piena di soldi. Omaggio di Fred. Tariffa tripla. 12 guinee per 12 iniezioni. La serie Ivory? Ma no. Epton di Glickert, contro la febbre da fieno. Ma non è quella medicina che ti ho sempre sentito denigrare? Quella è imposta solo dalla pubblicità. Ah, ma non sei mai contenta. Lei è convinta che queste iniezioni le facciano bene. Se non gliele facessi io, si rivolgerebbe a qualcun altro. E tu perderesti le 12 guinee? Precisamente. Mi scusi, dottore. Ho telefonato dappertutto, mi creda. Niente. Ma in che razza di paese siamo? È il colmo, è uno scandalo. Ma
Ma di che si tratta? Non c'è un posto letto in nessun ospedale di Londra per un disgraziato che deve essere ricoverato d'urgenza. E non è vero. A St. John hanno quanti letti vogliono, ma un medico sconosciuto è messo alla porta. Non parliamo di cliniche, ben intese, perché il cliente è povero e le tariffe sono troppo alte. Ecco a che cosa si riduce il nostro famoso sistema ospedaliero volontario. Perché non ti rivolgi al professor Abby? Ah, sì, sì, forse in questo caso Abby un buco me lo troverebbe. Ma per tutti gli altri casi che si verificheranno? Posso seccare ogni volta Abby per una cosa del genere? La verità è che tutta la nostra organizzazione ospedaliera andrebbe rifatta. Io non intendevo che tu ti rivolgessi a Abby per questo. Prima, tu non parlavi sempre di ottenere un incarico da esterno in uno dei migliori ospedali. Avresti il diritto di farveli ricoverare, i tuoi clienti. Sì, ma sarebbero ore in meno qui di lavoro e di guadagno. E quando mai ti sei preoccupato soprattutto del guadagno, tu? Andrew Manson. Ehi, adesso mi ricordi una certa maestrina di Blenheim. Miss Randall, telefoni a nome mio al dottor Ivory, che mi trovi un posto per Rumble dalla clinica Sherrington. Per il pagamento rispondo io. Sai che faremo? Stasera scriviamo al professor Abby e dopo, con la scusa di imbucare la lettera, ci regaliamo una bella cenetta, noi due soli. Ma siamo invitati a pranzo dai Diedman. No, al diavolo anche i Diedman. Come? Ho detto al diavolo i Diedman. Avevo proprio paura di non avertelo sentito dire. Dottore, una chiamata da Loris. Il signor Winch e Miss Crumb la pregano di accorrere. Un caso urgente. Dica che vado subito. Bene, dottore. Oh, dottor Manson, meno male. E Miss Toppy Leroy, una delle nostre migliori clienti. È orribile, devo far chiamare un'ambulanza. Se l'ha presa con me. Dice che l'abbiamo cambiato il disegno. Via, Toppy. Signora Lorenz. È quasi un minuto, dottor Manson. Tutti fuori per cortesia, meno Miss Crumb e la signora Lorenz. È un caso estremamente serio. Francis, portami a casa. Lì è passato tutto, Toppy, su. Mi dispiace, ma era l'unico modo. Un vero attacco isterico. Comunque il metodo ha funzionato. Oh, sì, ha funzionato benissimo. Oh, signora Lorenz, che altro ha combinato mia figlia? Come le dicevo per telefono. Ehi, Toppy, si può sapere che cosa ti è successo? Il dottor Manson qui potrà spiegarlo meglio di noi. Questo è il dottore di cui mi aveva parlato? Isterismo, signor Leroy. Sua figlia è esaurita di nervi. Tutti i suoi riflessi sono sulle spine. E allora io ho dovuto usare un sistema piuttosto sbrigativo. Quale? Schiaffoni, eh? Magari il sistema l'avessi usato io. Mamma mia, come sono brutta! Sì, serio, Toppy, se ti riesce. Adesso parli come papà. Vivian Merrill mi ha mancato di rispetto e deve essere cacciata via. Ma Miss Leroy, Vivian non... Non dire assurdità, Toppy. Ma sì, piantala, Toppy. Dottor Manson, io so che lei è un medico in gamba, con poche stalle per la testa. Ha moglie, vero? Sì. Bene. Si prenda cura di mia figlia e me la rimetta in forma. Resprema da cervello quel suo dannato isterismo. Non badi a spese, pago io. Andiamo, Toppy. No, io voglio che mi accompagnino Francis e il dottor Manson. Uffa, ma non hai sentito. Il dottore, se vuoi, lo vedrai tutti i giorni. Vai, ti prego, Toppy. Io devo riportare via la mia macchina. E va bene. A presto, dottor Manson. È stato un vero piacere incontrarla.
Arrivederci. Prego, vorrei vedere. Non smetto di applicarla la sua cura. Almeno con le donne le predico un successore. Lei sta parlando da spettatrice. Nel mio caso sì, ma in certi altri. Si è accorto che il padre di Toppi conosceva già il suo nome? Ah sì, ora che ci penso sì. Bene, ho un mio piccolo programma che vorrei proporre, ma non mi va di parlarne qui. Vogliamo fare colazione assieme domani noi due. Magari in quel ristorante dove ci siamo conosciuti. Ma è lontano e io non ho la macchina. La mia è ottima e guido benissimo. Alle 12, all'angolo di Regent Street. E li prendo tutti e due. Ditelo a Miss Crabb. Per il dolce consiglierei il... No, niente dolce, Terence. Vorrei un buon caffè all'italiana. Il nostro barman è italiano, signora Lawrence. Per il signore? Per me lo stesso, grazie. Bene. Mi sta studiando da un'ora. La conoscono tutti. Questo è un posto dove si viene spesso. E poi ci tengono a fotografarmi. Sai, in quelle riviste mondane che tutti disprezzano, ma in cui tutti vorrebbero apparire o perlomeno essere citati. Ma qual è la sua diagnosi? Sono un caso clinico? In un certo senso sì. Difficile penetrare il suo carattere, la sua personalità. Ma è un piacere osservarla. Così calma, semplice, sicura di sé. Eppure... Eppure? Che cosa pensa degli altri, specie quando sorride? Di lei benissimo. Non ha voluto rispondermi. Forse è troppo presto. Allora si occuperà di Toppi, Leroy. Lei me lo consiglia? Non per Toppi. Per lei. Non capisco. E io le darò una mano. Vede, Leroy è un uomo di prim'ordine, anche se non ha dimenticato del tutto le sue mucche della Nuova Zelanda, ed è a capo di un trust di prodotti farmaceutici fra i più potenti del regno. E mio marito era suo socio. Questo spiega perché lei è costretta a sopportare Toppi. Ma rende concreta anche la mia proposta. Leroy è stufo del suo consulente scientifico e va in cerca di un medico di valore con alte qualifiche professionali. Ma sarebbe come smettere di esercitare. Lei sta pensando a un'altra cosa. Lei sta pensando che ne direbbe Christine. È giusto, del resto, è sua moglie. Ma non parliamo più di lei. L'abbiamo fatto per un'ora... E Cristina si seccherebbe perfino dei tanti complimenti. Comunque, la interpelli. L'eroe aspetterà tutto il tempo necessario. Signora Lawrence. Francis, per gli amici. Io non sarò mai altro che un montanaro scozzese. Vuol dire che preferisce... essere brutale. Sincero in ogni caso. Perché si interessa tanto di me? La sua è una domanda convenzionale che imporrebbe una risposta banale. Me la risparmi. Lei è una donna ammirata, invidiata, desiderata. Attento, non mi parli di Freddy. Oh. Freddy è uno dei tanti.
E gli altri forse gli assomigliano troppo. Che uomo era suo marito? Un uomo che, in fondo, con tutti i suoi titoli, assomigliava a lei. Rimasta sola, mi sentì libera. Ho molto viaggiato. Ho fatto anche tante sciocchezze. E poi, sai la storia del prigioniero che rimpiange le sue catene. In quanto al mio carattere, conosce Rouge Noir di Stendhal? Matilde la Mole è un personaggio che amo molto. No, non l'ho mai letto. Glielo manderò. Mi scusi, ma... Bene, signora. Sì, il tempo è volato. Nessuno? C'erano tre visite, ritorneranno domani. E non potevano aspettare? Veramente, siccome lei tardava... Niente più iniziative del genere, Miss Randall. Mi scusi, dottor Manson. A domani, allora. Buonasera, dottor Manson. Buonasera. Dottor Manson. Che c'è, Margie? Hai visto un fantasma? No, ma non è mai entrato qui in cucina. È proibito, forse? Lei ha voglia di scherzare. Do questa impressione. La signora non c'è? È uscita a fare delle spese. Ma qui intorno rientrerà da un momento all'altro. Dottor Manson. Che c'è, Margie? Come sembra vuota la casa quando non c'è la signora Cristina, vero? Anche a me, che in fondo sono un'estranea. Tu le vuoi molto bene, vero? Certo. E non solo per quello che fa per la mia Flori. E poi chi non le vuol bene? Quando passa sorridono tutti. Strudere il vigile fermerebbe la circolazione. Io dico che se tutte le signore fossero come lei... Eccola. Ciao, Chris. Da qui? No, non toccare. Disoccupato? No. Miss Randall ha rimandato le visite a domani, allora... Non tornavi? Beh, sai, dopo colazione Freddy ha insistito perché ammirassi il suo studio. Non c'è. Il mio formaggio, il Lip Tower. Eccolo. Ma te lo meriti che me ne ricordassi. Tu adesso sistemi questa roba e scappi subito a prendere Flory. Non le hai promesso di portarla al cinema stasera? Sì, signora, ma è la cena. Non ti preoccupare, ci penso io. Okay. Hai mangiato molto a colazione? Io? No, normale. Signora, c'è la carne sul fuoco. Grazie, Margie, e buon divertimento. Grazie. Con permesso. Sembri un'educanda ai tempi della regina Vittoria. E tu, un bracco malinconico che ripensa alla coda tagliata. Che ti è successo, Andrew? A me? Ma niente, perché? Hai dato un'occhiata a quegli appunti sul tavolo? No. Di che si tratta? Buone notizie da parte del professor Eppi. Ha telefonato avvisando che ci sono buone possibilità perché tu venga assunto come esterno al Vittorio. Al Victoria? Ah, perbacco. È l'ospedale più importante di Londra. Sai che faremo, Chris? Appena avrò la nomina ufficiale... Rispondo io, signora! Vai, certo per te. Il dottor Freddy Hanson. Allora, signora, posso andare? Vai, vai, Margie. Buonanotte. Buonanotte.
mi ha proposto di fare da assistente a Ivory in un'operazione a un cliente molto importante. Si intende che ho accettato. Freddy? Non poteva dirtelo prima. Prima quando? Non avete fatto colazione insieme. Mi hai telefonato apposta per avvertirmi. E non siete rimasti insieme fino a poco tempo fa? Chris. Attento, Andrew Manson. Ricordati che non sai dirle le bugie. E non ho nessuna voglia di dirle. E va bene. Sono stato a colazione con Francis Lawrence. Ti ho raccontato ieri di quello che è successo da Lawrence. Ti ho detto che c'era anche lei, no? Sì, mi hai raccontato tutto. Meno che oggi l'avresti incontrata di nuovo. Non c'è stata una parola fra noi che possa dispiacerti. Devi credermi. Doveva farmi una proposta per conto di Leroy. Sì. Sì, è stato puerile da parte mia. Mi sono sentito lusingato dal suo interessamento. Ma si trattava solo di offrirle il pretesto per darmi dei consigli amichevoli, disinteressati. Lo so. Lo so che ti è difficile credermi. Ma mi ha detto delle cose meravigliose sul tuo conto. Mi ha rimproverato perché non ti cura abbastanza. Vuole accompagnarti nei migliori negozi di Londra, quelli che frequenta lei. E ha ragione. Perché dovremmo continuare a vivere come se fossimo ancora a Blenheley o ad Aberlow? Che cosa dobbiamo farne di questo denaro che guadagniamo? Metterlo in banca, forse? E perché? Per chi? Non farti odiare. Non sono meschino, lo sai. E in questo momento mi odio abbastanza da solo. Oh, Chris, se tu fossi una donna diversa, una donna che io ammirassi meno, io capirei la tua gelosia. Gelosia? E tu credi che il mio dolore, il mio risentimento siano ispirati soltanto dalla gelosia? E dici di ammirarmi? Se pensi questo, Andrew, è segno che siamo già molto lontani. No. No, Chris, non è vero. Io sento che tu ti stai incamminando su una strada sbagliata, Andrew. Una strada in cui io non potrei rimanerti a fianco, neanche se volessi. Ricordati che mi perderai. Chris, non torturarmi. Io odio le parole, lo sai. Non è successo niente. Niente. Mi perderai. Basta. Basta. Io non esisto senza di te. Lietissimo, Milligan. Benvenuto, Valance. E la nostra efficientissima infermiera caporeparto, Sister Miles. Troppo buono. Sarò felice di collaborare con lei, dottor Manson. Bene, bene. Sedete, signori. Anche lei, sister. C'è posto per tutti? Bene. Un minuto, possiamo concedercelo, mi pare. Dottor Manson si occuperà in particolare delle malattie polmonari. Forse sarete al corrente dei suoi studi sulla silicosi. E delle sue eccellenti qualifiche professionali? Per Bacco. Non solo l'MD, ma anche l'MRCP. Esatto. E devo dire che un illustre maestro come il professor Abbey ha avuto per lui termini assolutamente lusinghieri. Insomma,
Lei entra a far parte della nostra piccola famiglia con tutte le carte in regola, il che ci riempie di soddisfazione e ci permette di considerarla, sin da oggi, uno di noi. Io vorrei saper esprimere decentemente la mia gratitudine, ma... Non sei un oratore? Come ti capisco. Se non lo lasciate parlare... Forse il nostro vecchio Victoria non le avrà fatto una grande impressione in tema di modernità, di sistemazione, di impianti, caro Menzo. Ma posso assicurarle che abbiamo ottenuto sempre degli apprezzabili risultati anche in queste condizioni. E che i nostri metodi, basati sulla solida esperienza, anche se non spettacolosi, producono risultati soddisfacenti, durevoli. Certi criteri eccessivamente... Il direttore, dottor Forofogud, chiede se può raggiungerla subito. Sì. Il dottor Forofogud scende immediatamente. Avremo tempo di riprendere il nostro discorsetto, eh? Buon lavoro. E ancora grazie di tutto. Io torno al reparto, mi raccomando. Aprite la finestra. Niente paura. Quando senti in direzione... Siamo padroni del campo per una buona mezz'ora. Prego. Grazie. Beh, eccoci qua. A parte i convenevoli ufficiali, sono sicuro che lavoreremo bene insieme. Vero, Valance? Sicurissimo. Farò di tutto perché mi sopportiate. L'aria che tira, beh, te ne sei reso conto, no? Forofgood è un gran medico. Il suo talento diagnostico è pressoché infallibile. Ma ha un po' di torcicollo perché preferisce guardare indietro. I suoi feticci li hai visti? Roba che rimonta al fondatore. Ma adesso esageri. A proposito dei tuoi malati, non ti venga in mente, per esempio, di notare la nebbia permanente anziché il sole sulle vetrate delle verande? O di insistere su prescrizioni e metodi di cura, il cui valore terapeutico è ancora da dimostrare. Insomma, il tradizionale tran-tran non deve essere turbato. Se vuoi renderti ben accetto e fare carriera. Dipende da che tipo di carriera. Perché esistono vari modi di fare carriera. Io non ne conosco che uno. E mi sono già rassegnato a quello. Vieni a fare un giro nel reparto? Volentieri. Scorta l'onore al neofita. Ma modera il tuo entusiasmo. Grazie. Giorni felici, o che sembravano tali, culminarono col nostro primo incontro a tre, con Hope reduce dal suo giro minerario in Germania e Danny di passaggio a Londra diretto in Canada. Danny! Scommetto che mi avete descritto Hope come un inveterato ubriacone, eh? E invece, per quanto strano possa sembrarvi, ho una mezza intenzione di mettere giudizio. Ah, per la verità, a dirla fino in fondo, sono un po' stufo dei vasti cieli stellati. Il miglior modo per riaffezionarsi a questo sciagurato paese è proprio quello di andarsene all'estero. Lei ha ragione, Danny. Io in Germania per... Ma non si era detto di darci tutti e quattro del tu? È Andrew che ci mette soggezione. Da quando porta la bombetta, no? Se avessi saputo di ritrovarlo un figurino, gli avrei portato un pappagalletto con tanti bei colori. Non me lo fate arrabbiare adesso, però. Sì, sì. Avete fatto presto a coalizzarvi contro di me, eh? Maestro! Le nostre intenzioni sono più che rispettose, no? Scherzate, scherzate voi. Soltanto perché le cose mi sono andate un po' bene. Non fare il professore. Posso ancora insegnarti qualche trucco uno di questi giorni, sai? Ma Christine, che gli hai fatto? Non sembra più quel filibustiere che mi aiutò a far saltare la vecchia fogna di Blenely. Quel filibustiere mi era molto caro. Bel colpo, Andrew me l'ha raccontato. Sì, anche a me ha scritto delle tue capriole tra le vecchie mumme del Mines Board. Ma non sei ancora stufo. Quanto acido sarcolattico ha trovato questa volta, dottor Hope? Per fortuna tra 8 mesi ho finito e mi metto anch'io a fare qualche cosa. A proposito, Danny... Ah no, ma questo è un discorso serio e lo riprenderemo dopo.
Adesso è l'ora di andare a mangiare un boccone. Purtroppo qui in casa... No, Andrew. Ci siamo dati da fare di là prima che Margie uscisse. E c'è una cena fredda belle pronta. Beh, niente porcellini d'India come ad Aberalo, spero. Oh, io in tasca ho sempre un paio di salamini alla cacciatora. Allora? Senti, la cena è fredda e può aspettare, vero Cristina? Che cosa mi dicevi? Diglielo tu, Hope. Abbiamo pensato a una scritta. Manson, Danny and Hope. La scritta è su un cancello e c'è un bel viale. E in fondo al parco un fabbricato tutto vetri in cui il sole e l'aria entrano da padroni. Ho capito. Siete stati al cinema. Non scherzare, Danny. Magari potessimo fare sul serio. E chi ve lo impedisce? Sì, lo so che ci vorrebbe un mucchio di denaro. Maledetto denaro. Ma quello che non mi piace è che voi vi arrendiate in partenza. Che consideriate la cosa impossibile. Volete darle torto? Mi avevi detto di essere entrato al Victoria, io credevo... Che... Appunto per questo. Bada, io non voglio denigrarlo, vi si fa un buon lavoro, ma le condizioni in cui si lavora... E lo stesso è per il St. John e per la maggior parte degli ospedali. E che cosa si fa per migliorarle? Oblazioni, sottoscrizioni. Ma che pro rattoppare queste vecchie carcasse? E che vantaggio ne hanno i miei malati di petto in mezzo allo smog e al rumore di Londra? Se io entrassi sano in uno di questi ospedali avrei bisogno tutte le sere di 10 grammi di barbitone per addormentarmi. Figuratevi, un paziente dopo un'operazione seria o con 40 di febbre per una meningite. Il rimedio ci sarebbe. Farti ministro dell'igiene. Non fare l'asino, Danny. Oh, ti stai scaldando finalmente. Abbiamo ancora una scazzottata in sospeso noi due, ti ricordi? Sempre pronto ad accontentarti. Anche con la bombetta in testa. E tu mi domandavi che ci impediva di fare sul serio. Ma perché? Ti dispiacerebbe proprio il tuo nome su quella scritta? Proprio il contrario. Vero, Danny? Continua. Eccolo il rimedio. Decentralizzare. E se per il momento lo Stato non ci pensa ancora, iniziative. Professionisti seri che voltano le spalle alla città, che si ricordano dell'esistenza del verde, dell'aria buona. Ma pensate a Benham, per esempio, o a Stenborough. Con i moderni mezzi di trasporto che difficoltà c'è? Naturalmente quando parlo di professionisti seri non mi riferisco a quelli che andrebbero su e giù con i minuti contati tra la clinica e la clientela in città. Per conto mio, anche se avessi lo studio più avviato del West End, ci rinuncerei volentieri. Insomma, se dall'utopia passassimo alla realtà, i sacrifici più grossi dovrebbe farli Andrew. E chi ti dice che non sia capace di farli? Questo è proprio il momento per la nostra cena. Do una mano. Prima devo dirti una parola. Tu permetti, vero? Buffone. Forse l'hanno fabbricata in Giappone, ma io l'ho comprata a Silo. Oh, Danny, è splendido. Facciamo arrabbiare Andrew, eh? Non stare troppo in pensiero per lui. Sotto sotto è sempre quello di Blenely. Guardate cosa mi ha portato Danny. Scommetto che l'hai rubato. E io che dalla Germania non ti ho portato niente. Cosa volevi portarle? Il Mein Kampf di Hitler? Sentite, una proposta. E se su quel famoso cancello mettessimo un'altra scritta? Villa Cristina. Tu leggi versi di nascosto. Li leggo anch'io. La proposta è accettata. Vi voglio un sacco di bene. Ma Danny ripartì. E Hope era sempre in giro.
continuò il mio doppio lavoro nello studio e al Victoria e lavoravo con Lena, ma senza ritrovare il mio entusiasmo sincero di un tempo. Avevo troppe cose in mente, troppi malati importanti sulle braccia, avevo sempre troppa premura. E nemmeno quella sera Cristina mi corse incontro, come faceva prima quando rientravo. Buonasera, dottore. Buonasera, la signora. È in cucina. È magnifica! Beh, sono promossa cuoca di prima classe. La migliore del mondo, signora. Se ti sente la mamma. Lo direbbe anche lei, ne sono sicura. È proprio tutta per me. Non vorrei mangiarla tutta insieme, spero. Ciao, Andrew. Ciao. No, signora, ma posso portarne metà ai miei compagni a scuola? Certo. Il tuo è un pensiero molto, molto gentile. Permesso, dottore. Prego. Su. Non è meglio che ti cambi subito? Gli Ivory ci aspettano dopo cena. Do fastidio? A noi nessuno, vero Flor? Allora preparo subito, signora. Eh sì, Margie, grazie. Ah, oggi ha ritelefonato Francis. Che voleva? Da me niente. Il dottor Manson è arrabbiato, signora. Flori? No, Flori. È solo un po' stanco. Troppo lavoro, sai. Su, vieni. Adesso ti faccio assaggiare un po' della tua torta. Grazie. Cristina? È di là, dottore. Ah, grazie. Freddy e gli altri amici ce l'hanno fatta, Chris. Sono socio del Sackville Club. Rallegramenti. Beh, non fa piacere anche a te? Una volta riservavi il tuo entusiasmo per altre qualifiche. E sai cos'è questo? 20 guinee da parte di Ivory, solo per averlo assistito in una banale asportazione di tonsille a una milionaria, la signora Thornton. Una buona notizia dopo l'altra, bisognerà festeggiare con lo champagne. Hai finito, Flori? Ecco, mamma, io... Vieni, finirai di mangiartela di là. Posso parlare? Con calma? Fra i consigli di Francis c'era anche quello di associarti professionalmente ad Ivory e compagni? Francis non c'entra. Da allora non l'ho più vista ed è stata sempre fuori Londra. Sei informato bene. Dimentichi che Freddy non fa che parlarmi di lei. Insomma, secondo te non dovrei accettarlo. La signora Thornton era in cura da te. Ma no, è un extra per il tempo che ho dedicato all'operazione. Allora è Ivory che ti cede una percentuale del suo guadagno. Ma non dirlo nemmeno per scherzo. Non capisci che ho guadagnato questo denaro con la mia presenza? Come l'anestesista guadagna il suo somministrando l'anestetico. E tu che facevi? Andrew, per l'amor di Dio, non venderti. Ma sei impazzita! Mi parli come se fossi un malfattore. È una mania che t'ha preso. Io non faccio altro che fare la mia strada. E il denaro è un mezzo, non lo scopo. La gente non ti giudica da quello che sei, ma da quello che hai. E se non hai niente, ti tocca soltanto ubbidire. E per conto mio, di ordini ne ho ricevuti abbastanza. Denaro, denaro! Tu non sai che parlare di questo. Proprio come le persone che una volta disprezzavi e odiavi. Ma ti ricordi cosa dicevi, invece? La nostra vita, noi dobbiamo difenderla come una cittadella. Tu non sei più l'Andrew Manson che io ho sposato. Ma che cosa faccio?
Ti picchio, forse? Mi ubriaco? Ho ammazzato qualcuno? Accitami, solo uno dei miei delitti. E a volte io dubito perfino che tu possa ritornare quello d'una volta. Quando eravamo felici insieme, senza denaro, senza parlarne mai. Insomma, senti, Cristina, basta! Io credevo di aver sbagliato quella sera con Danny e Obi. Io ti vedevo lo stesso di sempre. Adesso so che anche Danny e Hope si sono accorti del tuo cambiamento. E a te non importa più niente neanche di loro. Insomma, basta, ti ho detto. Non voglio sentire più nemmeno una parola. Certo, certo. Non parlo più. Ma un giorno lo rimpiangerai. Fa presto, tesoro. Andiamo a fare un giretto, eh? Ma non usciamo più, mamma. Uscii di casa senza voltarmi quella sera e andai dritto in cerca di un telefono, come ubbidendo ad una volontà più forte della mia. Si intende che mi disprezzavo. Ma voleva tagliare i ponti dietro di sé, come sempre quando si è coscienti di fare un errore. È proprio così, ragazzo mio. Chiedo scusa, Sir Andrew. La sua macchina è arrivata. Preghi l'autista di aspettare me adesso. Sutton, le dispiace il fuoco?